più in generale questo momento importante di relazione e di sviluppo tra i nostri due amati paesi, l'Italia e il Canada. Prima di un breve intervento, permettetemi di ringraziare le persone presenti oggi che hanno reso possibile questo momento, ad iniziare da Miss Samina Qureshi, ministro consigliere economico dell'ambasciata del Canada in Italia, il dottor Stefano Casaregola, general manager di Air Canada in Italia. E grazie a loro, soprattutto se oggi siamo qui a celebrare questo importante aumento di presenza di Air Canada sul nostro aeroporto, sul mercato italiano. È evidentemente un progresso doppiamente importante. Importante perché insiste su un mercato come il mercato canadese, che per noi rappresenta probabilmente una delle aree di lungo raggio più strategiche per quanto attiene ai volumi, ai flussi di traffico, alle relazioni economiche e commerciali e alle relazioni anche di friendship che ci uniscono storicamente. Importante perché va a corroborare una performance estiva per noi record per quanto riguarda il Nord America in generale, il Canada nello specifico, e quindi avere più voli per Toronto, per Montreal, avere una presenza crescente da parte di un player di riferimento come Air Canada è per noi motivo di orgoglio e di estremo commitment per fare ancora meglio quello che quotidianamente facciamo, cioè mettere a disposizione una delle migliori infrastrutture al mondo, sicuramente la migliore in Europa per quanto attiene alla soddisfazione dei passeggeri. Unico aeroporto in Italia, secondo aeroporto in Europa ad aver ottenuto la certificazione 5 stelle Skytrax. Quindi questa è una garanzia di qualità, standard di servizio che mettiamo a disposizione sicuramente dei nostri migliori clienti. Secondo motivo per cui questo sviluppo e la presenza crescente di Air Canada è ancora più importante è perché ci consente e consentirà di mantenere un'operatività costante per tutto l'inverno. Questo per la prima volta, poi Stefano ci darà conferma nel corso del suo intervento. Per la prima volta, quindi storicamente, Air Canada opererà ininterrottamente per tutta la stagione invernale, non andando nemmeno a ridurre, sospendere l'attività.